Il buongiorno si vede dal mattino, recita un famoso proverbio, e se il mattino è questo non ci resta che sperare, proprio così perché il 2023 non è iniziato col passo giusto, o meglio, con il prezzo giusto. Dopo qualche mese di calma e tranquillità sono tornati i per nulla attesi aumenti del carburante che stanno mandando in tilt gli automobilisti. Ma se il self per benzina e diesel tiene duro e resiste a questa nuova impennata, mantenendo i prezzi sull'1,80-1,90 al litro, poi dipende dalla compagnia che si sceglie, così non è invece per il servito, dove i prezzi superano anche abbondantemente i 2 euro al litro, proprio come in autostrada. Aumenti alla pompa, ma più che altro per il servito, più che per il self-service. No, anche il self-service è aumentato, però non è aumentato come è aumentato il servito. Credo che sia proprio sproporzionato. Se non vado errato, stiamo parlando di oltre 1.000 delle vecchie lire di differenza al litro, che significa per un pieno 60.000-70.000 lire, ovvero 35-40 euro. Insomma, c'era qualcuno che vociferava di tagliare le accise, ma questo sembra un vecchio ritornello che si usa spesso quando si va a Palazzo Chigi. Il problema delle accise, che non finanziano quello per le quali erano state messe le accise, finanziano lo Stato per tutt'altro. Senza quei soldi lo Stato non sa dove andare. Momento, se dovesse comprare una macchina, cosa sceglierebbe tra benzina, Non diesel, ibrida, dovrei comprare metano? nulla perché purtroppo non conviene in nessun modo, qualsiasi cosa. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione del quotidiano L'Attacco. In primo piano l'appalto milionario per la pubblica illuminazione del comune di Foggia. Edison, a quanto si apprende, avrà in 9 anni un utile di oltre 13 milioni per la sola sostituzione delle lampadine. Sentiamo al proposito Lucia Piemontese. Sono ormai diverse le decisioni assunte dai commissari straordinari del comune di Foggia destinate ad avere efficacia ben oltre la durata del loro mandato a Palazzo di Città, che terminerà entro l'autunno prossimo. Da un lato ci sono le assunzioni di personale e il rinnovo novennale con la partecipata Amio Puglia SPA per il servizio di igiene urbana. Dall'altro c'è l'affare della pubblica illuminazione. Vale oltre 31,7 milioni di euro il contratto che legherà per i prossimi 9 anni l'ente capoluogo a Edison Next Government SRL per la gestione e l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione. Alcuni operatori del settore, imprenditori foggiani, hanno studiato in questi giorni il progetto tecnico-economico avanzato da Edison e approvato da Palazzo di Città e lamentano oggi che, a fronte di un investimento pari a oltre 6,3 milioni di euro, l'impresa guadagnerà un utile che supererà i 2,2 milioni di euro annui e quindi un utile complessivo superiore ai 13,3 milioni nei 9 anni per aver provveduto alla mera sostituzione di lampadine. Per quanto riguarda invece i veri interventi strutturali, farà ben poco, sostengono questi imprenditori. Lotta al caporalato. San Severo c'è, il sindaco Miglio risponde alle critiche mosse nei giorni scorsi con un tavolo tecnico durante il quale sono stati illustrati i dettagli del progetto da inviare al Ministero del Lavoro per intercettare i 28 milioni del PNRR. Sentiamo Cinzia Celeste. Lo aveva annunciato durante il Consiglio Comunale del 30 dicembre. Il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha esposto alla sua comunità i dettagli del progetto che domani verrà inviato al Ministero del Lavoro per captare i fondi messi a disposizione dal PNRR per il superamento degli insediamenti abusivi e la lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Al posto del Consiglio Comunale, però, si è tenuto un tavolo tecnico a cui hanno partecipato numerosi soggetti coinvolti nella progettazione, a partire dal professor Francesco De Filippis, docente del Dipartimento di Architettura del Politecnico di Bari, e Antonio Tommasi, del Dipartimento Sicurezza del Cittadino, Politiche dell'Immigrazione Antimafia Sociale della Regione Puglia. Presenti anche l'assessora regionale al welfare Rosa Baroni, il segretario provinciale della CGIL Maurizio Carmeno ed esponenti della società civile e del terzo settore. Tutti hanno a modo proprio apprezzato l'azione dell'amministrazione comunale e l'impegno profuso per intercettare quei famosi 28 milioni di euro su cui a fine anno scorso si sono scatenate 1.000 polemiche, raccontate anche dall'attacco. Dall'opposizione si era infatti paventata l'ipotesi che quelle risorse potessero andare perdute per l'inerzia e i ritardi di Miglio e i suoi. Il primo cittadino ieri invece ha imbastito un incontro che aveva tutta l'area di
essere una vera e propria prova quasi muscolare di efficienza e competenza in risposta alle critiche mosse. Sono stati illustrati dal docente Poliba e dall'assessore alle politiche sociali Simona Venditti i dettagli del progetto, che prevede tre linee di intervento: l'abitare, i trasporti e la qualificazione del lavoro, tutte collegate tra loro. 5 le comunità abitative previste, dislocate lungo statale 16 e ferrovie, che saranno complete di servizi e attività produttive per favorire una maggiore integrazione delle comunità di braccianti. Ora si attende il verdetto da Roma. Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Da questa richiesta è partito questa mattina un sit-in dei lavoratori della vigilanza privata che, accompagnati dalle sigle sindacali di riferimento, hanno chiesto al prefetto di farsi portavoce delle loro istanze dinanzi al Ministero del Lavoro. Il servizio di Mauro Pitullo. Vigilanza privata, i sindacati e i lavoratori in piazza qui davanti alla prefettura per chiedere cosa? Il rinnovo del contratto collettivo nazionale è scaduto ormai da 8 anni e quindi noi siamo qui per chiedere l'intervento della prefettura per sbloccare questa situazione che è bloccata ormai da anni. E niente, il settore è in crisi perché data la crisi economica, la crisi energetica, le bollette crescono, mentre invece gli stipendi sono rimasti invariati nel corso degli anni. Ecco, finora non avete ricevuto risposta, insomma non c'è stato nessuno che vi ha risposto nessun in questo momento, a parte le istituzioni. Nessun tipo di risposta, siamo l'ultima ruota del carro a livello di lavoratori. Perché come ha detto la collega, la vita aumenta e i salari non rimangono sempre gli stessi. Il più delle volte scendono per il fatto che ogni 3-5 anni, in base alle varie gare d'appalto che si fanno a ribasso, il lavoratore non percepisce nemmeno più il salario che prendeva 3 anni fa, perché la gara d'appalto rispetto a 3 anni fa è scesa economicamente. Dunque la guardia giurata, invece di fare un passo avanti, ne fa 3 indietro. Sbarchiamo il lunario per arrivare a fine mese con turni massacranti. Se lei pensa che le forze dell'ordine, il pattugliamento notturno viene svolto da 2 o 3 unità, molto umilmente la guardia giurata, il servizio notturno, la zona industriale la svolge da solo. Incontro di formazione culturale questa mattina per gli studenti del liceo foggiano Lanza Perugini. A tenere la speciale lezione sugli scavi dell'area archeologica di Siponto sono stati il professor Giulio Volpe, la professoressa Maria Turchiano e il professor Roberto Goffredo, tutti impegnati nell'ultima campagna di scavo conclusasi nell'ottobre scorso sull'importante insediamento della Daunia antica. Laura Maggio, direttore del Dipartimento di Lettere Classiche dell'Lanza, ha illustrato il programma delle iniziative. Sentiamo Daniela Corfiati. Professoressa, in quale contesto si situa l'incontro di oggi? Direzionate soprattutto ad approfondire tematiche o aspetti legati al nostro territorio, senza disdegnare la possibilità di fare delle incursioni su quella che è la letteratura contemporanea, ciò che ci gira intorno. Abbiamo pensato questo progetto che si chiama Dialoghi ed è una finestra che si apre su quello che ci succede. Abbiamo avuto modo a novembre di parlare della Casa di Paolo con Salvatore Borsellino e Marco Lillo. Oggi siamo qui per questo secondo appuntamento per parlare di archeologia. E con l'Università di Foggia, l'Università di Bari, ci sono legami lontani che legano il liceo Lanza appunto a queste istituzioni così importanti della Puglia, e siamo qui insieme per fare il punto su quelle che sono state le più recenti campagne di scavo nel parco archeologico di Siponto. E alcuni dei nostri studenti l'anno scorso, alcune classi, avevano avuto modo di visitare. Eravamo ai primi di ottobre, in un momento storico, nel secondo anno di pandemia, quando ancora non sapevamo se saremmo riusciti a finire l'anno scolastico in presenza, avevamo la possibilità di fare una lezione all'aperto nel parco archeologico di Siponto. Ci sembrava giusto collegare
quelli che sono gli studi tipici diciamo di un liceo classico, tradurre Livio, tradurre Cicerone e poi andare a verificare sul posto di cosa ci hanno raccontato questi autori. E quindi i ragazzi hanno alcune classi, ovviamente non tutte hanno potuto tradurre, e poi conoscere quello che stava succedendo nella nostra area. Chiudiamo con lo sport. In stand-by il mercato di riparazione del Foggia, che dopo gli arrivi dei difensori Kontek e Rutiens e le uscite di Dursi, Malomo e Chierico, vive una fase di preoccupante stallo. Il tecnico Gallo attende con impazienza novità soprattutto in prima linea. Il reparto, che al momento è numericamente ridotto ai minimi termini, con la partenza ormai certa anche di Vutai, che non si allena più in gruppo e che quindi va urgentemente rimpolpato. Non trovano conferma gli interessamenti per il 33enne Michele Marconi del Sud Tirol, che il suo club di appartenenza ha dichiarato incedibile, e per il 31enne Cosimo Patierno della Virtus Francavilla, prossimo avversario dei rossoneri in campionato sabato prossimo. Due nomi accostati al Foggia nelle ultime ore, ma che praticamente certo non arriveranno mai alla corte di Gallo. È tutto anche per quest'oggi con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento a domani, sempre alle ore 20. Buona serata a tutti.